Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Luca Paolo. Mi dispiace disturbarti, ma sei leader del PD. Prima o poi tu dovresti parlarci e magari non su Zoom. E intervieni sulle armi con il gruppo di Bruxelles. Da remoto che così non si sente. Forse tu sei alle sei. Mamma mia, c'è un ufficio a Nazareno. Il tuo posto è qua. Franceschini c'ha una fitta al duodeno. Boccia piange già. Che diffonderà la tua foto con quel bel naso etrusco. Sai, nel partito c'è tanta, tanta voglia di te. Tanta, tanta. Ciao Floris! Eccoci! Come va, Sempre via non fare una mica. Floris, venerdì è stato un giorno importante, importantissimo, la festa della Repubblica, la vittoria del referendum. Un giorno speciale che i nostri rappresentanti hanno voluto sottolineare in maniera particolare. Si sa che tutto si può dire, ma non che i nostri politici non abbiano un senso dello Stato. Vabbè. Così arriva il 2 giugno, festa della Repubblica, per esempio, lo so, il senatore Matteo Renzi... Vai in Giordania a festeggiare la monarchia. D'altra parte ti invitano a matrimonio, vuoi non andare? Poi passi la malucata. Renzi lo conosciamo, lui è uno specialista nel fare sempre la cosa che fa incazzare. Bravissimo in questo. Invece gli altri c'erano, si sono fatti sentire il 2 giugno. Per esempio ha alzato la voce Gasparri, il vicepresidente del Senato, una delle più alte cariche istituzionali. Arriva il 2 giugno e lui giustamente si mette lì e scrive: apprendo che l'UEFA avrebbe aperto un'inchiesta a carico di hashtag Mourinho e della hashtag Roma. Piuttosto si occupino dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma-Siviglia. Hashtag 2 giugno. Cioè, adesso anche l'hashtag 2 giugno, che non c'entrava una minchia con la partita, ma l'ha messo per andare in tendenza. È una vecchia volpe, il Gasparrone. Ma vabbè, uno scivolone può capitare. Ma nel giorno, ma nel giorno della festa della Repubblica tutti erano concentrati su quello, no? Sulla Repubblica? Sì, sì, col cazzo e col pensiero. No, sulla Roma erano concentrati. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ci ha tenuto a scrivere anche lui il suo pensierino, Sì. Vai, nel giorno in cui partono tutti, nel giorno in cui l'UEFA apre un'indagine nei confronti di Mourinho, mi auguro che analoga indagine sia aperta sulla conduzione scandalosa di parte e molto più offensiva della finale Europa League. Viva la Repubblica! Oh, che nel senso dello Stato, che rispetto per le emozioni. Un po' come il deputato Ciocchetti che non è ciocca, è Ciocchetti, un po' Ciocchetti. Meno, che anche lui il 2 giugno ha festeggiato così. Partiti. Chi dovrebbe chiedere hashtag scusa è proprio UEFA per lo scandaloso arbitraggio subito dalla Roma. Due rigori non dati, due rossi non dati, provocazioni continue nei confronti dei giocatori. Hashtag giallo rossi, hashtag rispetto. Viva l'Italia! Viva la Repubblica! Ma a parte queste distrazioni, il 2 giugno quest'anno ha unito tutto il paese, ha fatto felici un po' tutti gli italiani perché insomma... Cadeva di venerdì, sì. Quindi ponte lungo e via. Non c'è bisogno del ovviamente. Classico sciopero del venerdì, ma un clima così unito e felice è stato però guastato da una polemica. Non dirmi che è successo. È successo anche il 2 giugno, il web si è indignato. Ma è strano, non succede mai. E questa volta l'indignazione è nata da un equivoco. Alcuni osservatori hanno visto in un gesto del comandante degli incursori un saluto fascista. In tanti hanno gridato allo scandalo affermando che l'esercito abbia simpatie di destra. Ma quando si sa che da sempre in tutto il mondo i militari sono dei fricchettoni sinistroidi. Sì. E quelli con i capelli lunghi, i due cavalli. Sono no, tutti così i militari. Ma le analisi dei filmati e delle foto della parata sono servite a compiere una cosa incredibile. Una cosa che non era mai successa. Far passare la russa dalla parte della ragione. Che io credo non sia mai successo in vita sua, ma anche a casa. L'accusa, infatti, si è rivelata infondata. Gli incursori, tra uno spinello e una chitarrata, hanno semplicemente compiuto il gesto che si fa alle parate. Ecco.
Che appunto si fa con la destra alzata. Crosetto ha spiegato che si tratta dell'attenti a sinistra. Che poi cosa ci sia da stare attenti con la sinistra che ci troviamo? Boh, ce lo devono ancora spiegare. Però, ma basta parlare di militari. Parliamo di un posto tranquillo. La RAI. Oh. Ecco, nel fine settimana c'è stata la prima uscita pubblica del nuovo direttore Giampaolo Rossi, che salutiamo deferenti. Dopo mesi di polemiche ha pensato di gettare acqua sul fuoco come prima uscita. Bravo direttore, ha scelto un festival di cartoni animati. Bravo. Bravissimo. Giusto. È un grande direttore. Niente. Bravissimo. Niente politica, niente polemiche. Sì. Infatti alla prima intervista ha subito detto farei un cartone animato su D'Annunzio. Che idea meravigliosa! Quale bambino non smetterebbe subito di guardare le Winx o Masha e Orso per l'episodio La figlia di Iorio contro Paperinic? Oltretutto D'Annunzio andrà su Rai Yoyo, non su Rai Yoyo, ma sul nuovo canale. Rai Eia Eia! E poi lo dico anche per la Rai. D'Annunzio non ha avuto una di vita impeccabile. Sì, tanto proprio valeva fare un cartone animato su Memore Mizi. Sì, sì. Che poi gli esponenti di questo governo temevano che i bimbi andassero dai genitori a chiedere perché l'amica di Peppa ha due mamme? Mm. Dopo aver visto il cartone sul vate, cosa risponderanno quindi alla domanda? Mamma, perché D'Annunzio si è tolto due costole? Chiedilo a papà. A proposito di mamma e di papà, questa settimana vorremmo parlare finalmente un po' di amore, di una donna innamorata. Inspiegabilmente innamorata, verrebbe dire, che chissà questa infatuazione che ha questa donna. Perché la bella Francesca Verdini è innamorata di Matteo Salvini e ce lo vuole far sapere, così evidentemente ha assunto uno al quale è stato detto senti, noi adesso ci mettiamo lì a limonare su un moretto e tu ci fotografi. I risultati sono questi tre splendidi ed eleganti ritratti. Alessandro, tu faglieli vedere uno dietro l'altro. Ecco, guarda che bello, guarda che meraviglia. Questa è molto tenera. Guarda che con scritto amore mio, la prima volta che ho visto queste foto, posso dire, mi ha fatto un po' lo stesso effetto di quando vedevo baciarsi mamma e papà, che è quella roba che non hanno senso. Detto, vedi, lei scrive amore mio, non si sa se però questo amore sia corrisposto, perché mentre lei scriveva così e postava queste foto proprio nelle stesse ore, Salvini invece ha postato questo, guarda. Sempre più innamorato di Pio e Amedeo. Aia, chissà poi Pio e Amedeo come sono contenti anche per la carriera. Sì. È un bel boost, è porta culo lui. Fortuna. E oggi facciamo un altro gioco. Trova le differenze. Ecco, che differenza c'è tra quelle foto del ministro delle infrastrutture che avete appena visto e questa? Ecco. Ecco. Guardate. Ve lo diciamo noi, che questi due qua, al contrario di Salvini, contano qualcosa. Sì, ovviamente. Tutte le volte che qualcuno inorridisce per una presunta discesa in campo in politica di Fedez, viene da pensare che i suoi imitatori fanno già i ministri. Almeno una volta proviamo l'originale. Ed è proprio ispirati che queste fotografie, che inauguriamo una nuova e interessantissima rubrica che si chiama Il passero di Giorgia. Sì. Allora, volevamo chiamarla Dove minchia guarda Giorgia, però abbiamo capito che ultimamente Giorgia viaggia con un passero. Sì, sì, sì. Che nei momenti di difficoltà lei guarda il passero e lui le suggerisce una frase d'effetto e qualcuno fa la foto. Guarda, vi vedo che mi guardate attoniti, è più facile farlo vedere che spiegarlo. Guarda qui Floris. Vedi che guarda il passero? Qui ancora però il passero diceva cose così un po' badalotte, ma c'è le riforme. Però vedi lo sguardo? Guarda. Ecco, qui già meglio. Vedi come il passero le passa lassù. Guarda. Patria è un insieme di sacrifici. Non vuol dire un cazzo, però vediamo già che siamo anche un senso. Però il passero ha anche un po' delle cadute di stile. Qui il passero, ecco, vedi che qui vola un po' basso il passero. Però guarda mai dritto. Infatti la frase ermetica è non possiamo fare innamorare gli altri di noi. Se non riscopriamo che ciò che ci lega e ci rende una comunità di destino. La comunità di destino, ma chi l'ha scritto? Walter Nudo questo. Non lo so, comunità lo sguardo è sempre lì verso l'ignoto. E Giorgia il suo passero però continua. Guarda questa. E qua il passero dal meglio di sé. E guarda che bello, perché proprio passa così. L'idea di patria non è morta. E chi cazzo l'aveva detto che era morta? Non lo so. Questa è come ci rubano il Natale. Ma chi? No. Oltretutto, a fare delle foto non guardando in camera, ma guardando il passero, si fanno proseliti. E allora, come sai, vivono nella stessa casa, ci ha provato. Guarda anche lui. Che c'è, guarda, eccolo lì. Il Lollobrigidone che guarda il passero. Però qui è proprio basso, altezza uomo. Bisogna fare attenzione, Lollobrigido, che il passero lì è... Ma il connubio politica animali sta raggiungendo vette altissime. Domenica la seconda carica dello Stato cercava di risolvere una questione vitale. Questa. Ecco. Portare cani e gatti in Senato? La battaglia di La Russa per accontentare la senatrice di Forza Italia. Ogni giorno devo assentarmi per accudire la mia pugna. La verità è che ovviamente adesso Ignazio La Russa non vorrebbe occuparsene. Credo però di no. Questa è la Biancofiore, capito? La Biancofiore, ragazzi. Michela Biancofiore, la mamma della sua Pughi Pelosona, si domanda
Perché i cani possono entrare in tutti i posti di lavoro, ma non a Palazzo Madama? Guardi che non è vero che i cani possono entrare in tutti i posti di lavoro. Dai che se fai il chirurgo puoi portarti un labrador in sala operatoria. Ah, l'operazione è andata benissimo, complimenti. Ah, l'osso che le ho tolte l'ho dato a Fuffi. Sì. Poi anche se li portassi in senato, ma chi se ne occuperebbe? Cioè, chi porterebbe tutti a fare pipì? Poi ci sono 200 senatori, Biancofiore. Se ognuno di loro porta il suo cane, ci sono 200 cani in senato, no? Però la Biancofiore esiste, è una battaglia di civiltà. E dice, il lavoratore, oltre a poter contare su quella che chiamo coperta sul cuore, che è quella che ti danno in certi alberghi di lusso, tu lo sai, Floris, no? Quando chiedi la coperta. Ma no, parla del cane lei. Ah, scusa, perché conoscendo Floris pensando. No. Il lavoratore sarà più produttivo. Col cane. Sì, esatto, sì, con la coperta. Ah. Senza la preoccupazione di aver lasciato il proprio amico da solo, come sono costretta a fare anch'io. Cioè, secondo la Biancofiore, i senatori non combinano un cazzo perché non possono portarsi il cocker al lavoro, che non lo sapevamo. Ma poi, scusa, posso dire, se la Biancofiore ha preso il cane, perché dovrebbe essere un problema nostro? Non lo so, ce ne dobbiamo occupare noi. Comunque facciamo una petizione anche noi, onorevole La Russa. Poi ai cani ci pensiamo, ma fino alla fine dell'anno in Senato. Proviamo a portarci il senatore. È strano. Ma soprattutto un senatore, Floris. Questa settimana c'è stata la festa dell'arma dei carabinieri e c'è stato un senatore che ha battuto tutti. Ma lui batte sempre tutti, lui è il nostro campione, quello al quale vogliamo più bene. Dopo il presidente operaio, signore e signori. Il presidente appuntato, eccolo qua con la fiamma in testa. E d'altra parte Berlusconi da quando è piccolo che c'ha la fiamma in testa, non pensa ad altro lui, sempre qua. Ciao Boris. A dopo. Luca e Paolo che poi